Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: «Dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente». La nuova venuta di Gesù è la sua venuta per il giudizio. La domanda che risuonerà attraverso i cieli e la terra è una domanda di fronte alla quale noi tendiamo a restare sordi. La nostra vita, così come la viviamo, appare una vita che anticipa domande che non verranno mai poste. Sembra che ci stiamo preparando per la domanda: quanto hai guadagnato durante la tua vita? Oppure quanti amici hai avuto? Che progressi hai avuto nella tua carriera? Oppure quale influenza hai avuto sulla gente? Ma nessuno si sentirà porre una di queste domande. La domanda di fronte alla quale tutti ci troveremo è quella per la quale siamo meno preparati. Che cosa hai fatto per il più piccolo dei miei fratelli? È la domanda del giusto giudice, il quale con questo interrogativo ci rivela che fare la pace e lavorare per la giustizia non si possono mai separare. Finché ci saranno persone che sono e hanno meno di noi, in qualsiasi modo e forma, la domanda del giudizio finale ci accompagnerà sempre. Finché ci saranno persone straniere, affamate, ammalate, disabili fisicamente o emozionalmente, persone senza lavoro, senza una casa, ci sarà questa assillante domanda del giudizio dal trono: che hai fatto per l'ultimo dei miei? La domanda fa della venuta di Gesù un evento sempre presente. La consapevolezza di appartenere a Dio e di essere salvi con Dio, anche se viviamo in un mondo estremamente distruttivo, ci permette di vedere, in mezzo allo scompiglio, alla paura, all'agitazione della storia, il Figlio dell'uomo che viene su una nube con potenza e gloria grande. Buona giornata a tutti voi.